camere di stasi del complesso Delta. Questo impianto è stato costruito per ospitare e studiare le creature extradimensionali recuperate durante i primi test del teletrasporto. Oddio, no! No! Oddio! No! No!
Benvenuti nelle camere di stasi del complesso Delta. Questo impianto è stato costruito per ospitare e studiare le creature extradimensionali recuperate durante i primi test del teletrasporto nel livello Delta 3. Sappiamo poco del loro ambiente nativo, ma gli esemplari sembrano forme di vita a base di carbonio, con una tolleranza al calore estremamente elevata. L'epidermide è molto resistente all'abrasione e all'incisione, cosa che ha complicato gli esami interni. Gli studi d'osservazione hanno mostrato forza e agilità incredibili, così come la capacità di generare e controllare masse coesive di plasma. I metodi con cui vengono create queste masse sono ancora sconosciuti. Crediamo che gli esemplari possiedano una rudimentale intelligenza e struttura sociale, come è stato dimostrato durante le prime tragiche spedizioni attraverso il portale. Nonostante l'acquisizione di tali esemplari ci sia costata molte vite umane, un giorno speriamo di completare la loro mappatura genomica, così da ottenere le prime risposte alle molte domande. Benvenuti nelle camere di stasi del... Ciò che vedete è il reperto classificato U1, o semplicemente Cubo delle Anime. Fu scoperto nel 2104, in una regione in cui i ricercatori della UAC scoprirono tracce di una civiltà da tempo scomparsa. Non sappiamo nulla di tale civiltà, ma secondo quanto siamo riusciti a decifrare dalle incisioni sulle tavole di pietra disseminate fra le rovine, pare sia stata spazzata via da un qualche tipo di cataclisma. Gli indizi raccolti indicano una società culturalmente avanzata, la cui tecnologia può essere descritta solamente come mistica, fatto dimostrato dalle strane caratteristiche che l'U1 presenta. I tentativi di esaminare l'U1 sono risultati inutili. Lo spettrometro di massa e i metodi di scansione a radiazione non sono riusciti a fornirci un'idea chiara della composizione molecolare del manufatto. Il manufatto non può essere pesato e nessun test è servito a determinarne la massa. Tutti i tentativi di manipolarlo fisicamente o di aprirlo sono falliti. Non siamo nemmeno riusciti a decifrare i simboli che lo ricoprono. L'unica cosa che sappiamo è che le rilevazioni termografiche indicano una temperatura costante di 37,1 gradi Celsius. Con investimenti e ricerche costanti, i nostri sforzi continuano nella speranza che un giorno non lontano si riesca ad acquisire la tecnologia impiegata nella fabbricazione del... Registrazione del direttore ricerche Larry Pullman, 19 ottobre 2145. Ho esaminato gli intagli sul manufatto a forma di cubo, che alcuni chiamano cubo delle anime. Li ho combinati con dati di precedenti ricerche. Sono giunto alla conclusione che si tratta di un qualche tipo di arma. Se le fluttuazioni di corrente si fermassero abbastanza da farmi accedere al database linguistico, sono sicuro che riuscirei a verificare le mie teorie. Colgo l'opportunità per fare un'ulteriore lamentela riguardo ai continui problemi di corrente. È già abbastanza duro vivere in questa base desolata senza dover vedere le luci tremare in continuazione. Ma fa lo stesso. Torniamo al discorso principale. Ciò che ho decifrato finora è inquietante. Sembra che, quando si possiede il manufatto e si danneggia o uccide un altro essere, lo stesso manufatto tragga energia dall'avvenimento. Raggiunta una certa soglia, il manufatto può uccidere qualsiasi cosa si attacchi con esso. Non è chiaro come si possa usare per attaccare, ma pare che il manufatto sia in qualche modo autonomo. Finora ho solo decifrato circa 2/3 degli intagli, ma da quanto ho intuito, il resto indica che il manufatto racchiude un potere molto più vasto. Come saprete, fino a questo momento non abbiamo avuto alcuna reazione dal cubo e ha resistito a qualsiasi esame, abrasione o altro test che non fosse a raccoglierlo ed esaminarlo a occhio nudo. Sospetto che, come la civiltà che l'ha costruito, le sue capacità si siano lentamente spente fino a renderlo utile solo come fermacarte. Fine registrazione.
ciò che vedete è il reperto classificato U1, o semplicemente Cubo delle Anime. Fu scoperto nel 2104, in una regione in cui i ricercatori della UAC scoprirono tracce di una civiltà da tempo scomparsa. Non sappiamo nulla di tale civiltà, ma secondo quanto siamo riusciti a decifrare dalle incisioni sulle tavole di pietra disseminate tra le rovine, pare sia stata spazzata via da un qualche tipo di cataclisma. Indizi raccolti indicano una società culturalmente avanzata, la cui tecnologia può essere descritta solamente come mistica.
Accesso accordato. Diario personale del professor Frank Cerano, 19 settembre 2100. Attualmente i nostri sistemi riescono a raggiungere un grado di carica tale da aprire i portali per circa 10-15 secondi. Abbastanza per far passare una squadra, ma non per inviare equipaggiamento pesante. Il reparto ingegneria dell'impianto Tren mi dice che teoricamente potremmo portare il tempo di apertura del portale a 45 secondi con una certa facilità, ma che ciò significherebbe dover deviare la corrente dal reparto di elaborazione centrale, cosa che non ci possiamo permettere. Le immagini a numeri ci aiutano davvero molto quando si tratta di esaminare le formule. Il fabbisogno di corrente di questo sistema è astronomico. Risucchiamo corrente da 3 linee tren solo per dare energia alla camera 1. Non ho idea di come potremmo sostenere trasferimenti per più di 60 secondi senza pensare seriamente di riorganizzare la griglia energetica dei teletrasporti. Ma ci dormirò sopra. Dal professor Francerano è tutto per stasera. Registrazione dell'assistente amministrativo Hanley, 16 ottobre 2145. Com'è che mi capitano sempre i lavori peggiori? Il primo plotone del corpo corazzato e la prima squadra scientifica sono stati spazzati via questa mattina, durante la loro seconda spedizione. E io sono quello a cui tocca scrivere i rapporti e inviare le informazioni sulla Terra ai parenti. Così eccomi qui. Prima tazza di caffè di oggi, solo 5 ore di sonno, niente doccia. E 20 cadaveri con cui riempire un sacco di scartoffie. A dire il vero non ho visto i cadaveri veri e propri, ma da quello che si dice in giro pare che fossero stati fatti a pezzi per bene. E questo ha spaventato tutti alla base. Betruger non si trova e vengono fatte un sacco di domande, senza che arrivi alcuna risposta. L'ultima cosa che ho sentito è che alla prossima squadra daranno i nuovi BFG. Con una tale potenza di fuoco si direbbe che non vogliano correre rischi nella prossima spedizione. Registrazione audio dell'assistente amministrativo Han Li, 20 ottobre 2145. Beh, proprio quando pensavo che questo lavoro non potesse peggiorare ancora, l'ha fatto. Gli scienziati del Delta hanno mandato un altro gruppo di ricercatori attraverso il portale, 2 giorni fa, e non sono tornati quando previsto. Le trasmissioni radio non hanno avuto risposta.
nemmeno i nostri sistemi di ricerca li riescono a trovare. Temiamo che siano morti. Perdere vite è una cosa, ma perdere tecnologie esclusive è un'altra. La squadra aveva in dotazione i nuovi BFG. Temiamo che quelle armi siano cadute nelle mani di coloro che hanno eliminato la squadra. Non sappiamo chi o cosa si trovi oltre quel portale, ma fino a quando non sapremo dove sono finite le nostre armi, suggerisco di sospendere le esplorazioni. Grazie. Fine registrazione. Camera di decontaminazione attivata. Processo di decontaminazione avviato. Decontaminazione completata. Buona giornata. Selezionata piattaforma 1.
Selezionata piattaforma 2. Processo di decontaminazione. Avviato. Decontaminazione completata. Buona giornata. La mia pazienza. Accesso accordato. Attenzione, camera in avaria. Thank you.
Selena la destinazione per il teletrasporto. Contaminazione attivata. Processo di decontaminazione avviato. Errore sistema primario. Spegnimento sistema. Sistemi di riserva attivi. Fermatelo! Personale di manutenzione richiesto alla casa.
Selezionata piattaforma 1.
1945. Pare che abbia perso il resto della squadra scientifica. Non so come sia successo. Questo posto. Non so cosa. Provi a raccogliere il tempo. Giro e sono sparito. Un secondo prima non c'ero. Giro e non ci sono più. Non riesco a contattare nessuno. Le uniche tracce della squadra che riesco a trovare sono attrezzi e effetti personali e un paio abbandonati. Quasi come se si fossero fermati nel mezzo dell'esperimento. Questo posto gioca strani scherzi agli occhi e alla percezione del tempo. Spero che si siano semplicemente spostati nel settore successivo e stiano aspettando che io. Adesso vado a cercare. Qui sai che